In Campania sono 1.500 le persone affette da atassia, un disturbo che altera la coordinazione dei movimenti muscolari e rende difficili anche i piccoli gesti quotidiani. A Napoli presentati i risultati delle ultime ricerche scientifiche. Claudio Ciccarone. L'atassia è una malattia perfida. Si insinua, silenziosa e colpisce il sistema nervoso centrale, altera il coordinamento muscolare e provoca movimenti involontari di arti, capo e tronco, rendendo impossibile atti quotidiani semplici come portare alla bocca un bicchiere d'acqua. Può colpire chiunque, senza limitazioni di sesso, età e nei casi più gravi costringe la sedia a rotelle. Una malattia molto grave, una malattia genica, porta innanzitutto al linguaggio, complica il linguaggio, si diventa un po' comprensivi. Poi sono tante circostanze che ci fanno stare male, quindi cerchiamo aiuto e stiamo lottando per sconvincere questa malattia. Ma in Italia i malati di questa patologia neurogenetica sono più di 10.000, 1.500 nella sola Campania. Per fare un punto della situazione sulla ricerca e conoscere cosa c'è di nuovo nella lotta contro questa malattia, la sezione campana AISA Onlus, l'associazione per la lotta alle sindromi atassiche, ha organizzato un convegno medico-scientifico nella biblioteca della clinica neurologica del secondo policlinico. Professore, ci sono novità nel campo della ricerca? Nella diagnosi, l'introduzione di queste tecniche di Next Generation ha permesso di aumentare fino a 30 le forme dominanti e fino a 90 le forme recessive. Altre rimangono da identificare. Per riguardo alla terapia, ci sono delle terapie tradizionali con farmaci antiossidanti e molto promettenti le terapie genetiche e molecolari. Grazie per l'attenzione e dalla nostra redazione una buona serata.